We are in an environment which is changing. They are Ci different troviamo in un ambiente diverso e le cose they are stanno different cambiando per conditions, they have different molteplici ragioni, dynamics, ragioni geopolitiche, diversi the attori pandemic e una is pandemia che causing an sicuramente avrà delle economic conseguenze economiche con dei consequences potenziali for migranti economici more che cercheranno una potential vita migliore da qualche altra parte. economic migrants trying to find a better better life somewhere. Un aumento dei flussi migratori tra i possibili effetti della diffusione del Covid-19 nel mondo è il timore di Fabrice Leggeri, direttore centrale di Frontex, l'agenzia europea per il controllo dei confini che incontriamo a Roma durante una visita ad alcuni presidi sul nostro territorio. Sede a Varsavia, un budget che cresce di anno in anno per garantire sicurezza agli Stati membri nella sorveglianza, rilevamento di impronte digitali, controlli di sicurezza, un progetto pilota per il supporto ai respingimenti con un punto di snodo all'aeroporto di Fiumicino tra paesi europei e quelli di origine del rimpatriato. Oltre 3.000 tra guardie e funzionari, l'agenzia punta a 10.000 unità nel 2027 per monitorare e pattugliare ingressi e uscite dai paesi dell'area Schengen per il contrasto del terrorismo e del traffico di armi, droga, tabacchi e soprattutto di esseri umani. I nuovi cadetti sono addestrati in più scuole, una di queste è alle Legioni Allievi della Guardia di Finanza di Bari. In Italia a collaborare con Frontex, con uomini e mezzi, sono infatti la nostra Polizia di Stato e le Fiamme Gialle. Non solo un numero maggiore di poliziotti, lo Stand Corp potrebbe ora essere autorizzato all'uso delle armi, con possibili missioni anche oltre confine, soprattutto nei paesi dell'area balcanica. La cosa completamente nuova è che il personale Frontex ha la possibilità di usare la forza, ma non solo, ha anche il potere di usare le armi da fuoco. Ma non parliamo di militarizzazione dell'Europa, sottolinea Leggeri, quando gli chiediamo perché si sente così il bisogno di rinforzare le difese ai confini. Frontex è stato creato perché l'Unione Europea vuole l'area di libero movimento di Schengen, il nome ufficiale di quest'area, e credo sia importante che i cittadini lo ricordino, è spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Come fate però a conciliare il diritto alla difesa con il rispetto dei diritti umani, soprattutto quando si parla di flussi migratori? Il rispetto dei diritti umani è implicito in ogni tipo di approccio che scegliamo. Intanto, dopo le denunce sul coinvolgimento nei respingimenti illegittimi al confine orientale europeo, nei Balcani e nel Mar Egeo in Turchia, il Parlamento europeo ha istituito una commissione d'inchiesta per verificare l'operato e la gestione di Frontex. Voi siete stati al centro di sospetti e di un'indagine del Parlamento europeo, da un lato per spese eccessive, dall'altro per respingimenti illegali di migranti. La situazione a cui fa riferimento sono i presunti respingimenti dell'agenzia in Grecia e in Turchia. In Grecia, come in Italia, lavoriamo sotto il comando tattico delle autorità nazionali e quindi sotto il comando tattico della Grecia. La situazione nell'agenzia è molto diversa da quella del Mediterraneo centrale e questo è dovuto alla geografia e alle brevi distanze. Le norme ci dicono che quando non c'è una situazione di pericolo, allora l'imbarcazione può essere intercettata perché c'è il sospetto che questa possa essere usata per la tratta di esseri umani, il traffico di migranti o altre attività criminali. Tra il 2014 e il 2017 Frontex con l'operazione Triton è stata presente con assetti navali per il pattugliamento e soccorso di migranti con assetti navali nel Mediterraneo centrale, un tratto di mare che ha poi lasciato per operare solo con aerei, droni e satelliti, con i quali avvista barche e gommoni carichi di disperati che vengono così segnalati alle centrali operative dei paesi competenti per il soccorso. Sono Italia, Malta e anche la Libia. Quest'ultima, quando interviene, riporta indietro persone che hanno pagato per lasciare quello che loro stessi definiscono l'inferno. Voi supportate anche la cosiddetta Guardia Costiera Libica? Non esattamente.
Quando un'imbarcazione viene identificata e c'è una situazione di pericolo, secondo il diritto internazionale del mare, dobbiamo informare le autorità competenti e sempre secondo il diritto internazionale condividiamo le informazioni con i centri nazionali per il salvataggio e quindi informiamo l'Italia, informiamo Malta, ma a volte capita che la nave sia vicina o più vicina alle coste dell'Africa e quindi dobbiamo informare anche Tripoli e Tunisi. E in alcuni casi l'unico modo per salvare delle vite è coinvolgere la Guardia Costiera Libica che si trova nelle vicinanze. Gestione delle frontiere significa molto più che migrazione. Gestione delle frontiere significa molto di più che sicurezza e lotta contro il crimine. La gestione delle frontiere ha a che fare con la mobilità delle persone.